La 14ª edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli Anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Il premio è Avvocato dell'anno Corporate Governance ESG. E il vincitore è l'avvocato Luigi Serafini, Grimaldi Alliance. Complimenti all'avvocato Luigi Serafini per aver contribuito ad evolvere la cultura della governance delle imprese di famiglia in rapporto ai fattori ESG, per la capacità e l'attenzione nel sottolineare il valore dei criteri ESG che possono favorire il passaggio generazionale e la continuità dell'impresa nel tempo. Eccolo che arriva l'avvocato Gianluigi Serafini. Ben trovato avvocato e complimenti per questo riconoscimento dove spicca. Eccolo, un bel applauso per lui. Spicca una parola che insomma è chiave dei nostri tempi, ESG, è assolutamente fondamentale sia per l'ambiente ma c'è anche appunto l'aspetto sociale e la governance che abbiamo citato. Quindi davvero complimenti avvocato. Diamo il nostro benvenuto all'avvocato Gianluigi Serafini, esperto di diritto societario e contrattualistica aziendale. L'avvocato Serafini, inoltre, è partner dello studio internazionale Grimaldi Alliance. Avvocato, qual è il segreto per una carriera così longeva e che consiglio darebbe ai giovani che si affacciano al mondo dell'avvocatura? Ma il consiglio per continuare a lavorare molto è quello di avere passione, cioè di avere sempre sfide nuove e lanciare un pochino la pallina avanti. Non fermarsi, guardare il mondo che cambia e cercare di interpretarlo. Il consiglio per i giovani è quello di non partire vecchi, se vorrei dire la verità, perché molte volte si parte e si esce dall'università rassegnati. Quindi invece avere grinta, avere voglia di fare, credere in se stessi e con molta umiltà, passo dopo passo, mettere assieme un insieme di conoscenze, di capacità e non aver paura delle sfide. Un passo dopo l'altro si cresce, anche i giovani che potranno crescere, anche se il nostro mondo è un mondo che per l'elevato numero degli avvocati e per la a volte formazione universitaria troppo generalista, si fa fatica ad emergere, però i bravi continuano ad emergere. Avvocato, secondo lei quando e come dovrebbe avvenire il passaggio generazionale di impresa per lasciare spazio ai giovani talenti? Il passaggio generazionale dell'impresa è un progetto che l'imprenditore deve avere come visione di medio e lungo termine, mentre l'imprenditore generalmente nell'impresa pensa di essere in modo edipico l'unico che la può far funzionare e raramente vede nell'ambito della famiglia, dei figli o di un manager la possibilità di affidargli la creatura che ha creato. Quindi va progettata nel tempo. Bisogna, come tutte le cose, non arrivare all'ultimo, perché in quel momento il valore dell'impresa potrebbe anche sfumare, e invece capire che per continuare nel tempo bisogna investire su risorse giovani, perché nessuno di noi è eterno, ma soprattutto anche l'imprenditore può continuare a contribuire alla crescita dell'impresa, ma nel frattempo far crescere al suo fianco qualcuno che può anche avere visioni in parte diverse e anche innovative, perché il mondo cambia. Sempre parlando di passaggio generazionale d'impresa, spesso si dice che l'Italia non è un paese per giovani. Secondo lei, quanto è vera questa affermazione e cosa si può fare per cambiare? L'Italia non è un paese per giovani perché oggi il mondo del lavoro, ha un appiattimento retributivo rispetto al resto del mondo che è veramente eccessivo e perché non si è dato certezza, non si vuole dare certezza. La ricerca dei talenti invece sta diventando un elemento fondamentale per le imprese che vogliono crescere e che si vogliono cimentare sul mercato globale e internazionale. Noi abbiamo giovani molto preparati. Nel mondo del lavoro emergono, ma sicuramente il mondo anglosassone o il mondo del nord Europa consente molto di più ai giovani ed è per questo che abbiamo avuto molte fughe di cervelli, che però
abbiamo avuto anche molti rientri nell'ultimo periodo. Questo vuol dire che bene o male bisogna trovare un equilibrio fra il bello che ha il nostro paese, la capacità delle nostre imprese, che le manifatturiere sono fra le più belle del mondo, e la possibilità per questi giovani di potersi in qualche modo esprimere. Però io sono un ottimista, cioè vedo che fa fatica il passaggio di molti, però vedo anche molte realtà di giovani che si stanno affermando anche in tanti lavori diversi, perché anche il mondo del lavoro sta cambiando. Interpretarlo con le vecchie, col tempo di 20 anni fa, il mondo del lavoro oggi non ha più senso. L'avvocato Serafini è un pluripremiato alle Fonti Awards per essere un'eccellenza italiana nel campo della consulenza legale. È sempre un'emozione per lei salire sul palco. Cosa rappresenta per la sua carriera questo riconoscimento? È sempre un'emozione, prima perché questo palco è dentro Borsa Italiana, quindi voglio dire, la ricordo la prima quotazione che feci, ho assistito a una società nel 23-24 anni fa, quindi voglio dire, ho frequentato queste, frequento ancora queste sale diverse volte all'anno nell'ambito di processi di IPO di aziende che accompagniamo. E quindi salire in un palco dentro Borsa Italiana, sicuramente al di là del riconoscimento delle fonti, è sempre un'emozione per chiunque. Il fatto di avere un riconoscimento nell'ambito di un'attività professionale è importante perché consente in qualche modo di guardarsi un po' allo specchio e di tirare delle somme rispetto a quello che si è fatto nel corso del tempo. E questo penso sia uno di quegli elementi che continuano a tenere viva la passione. Quindi mi ricollego alla prima risposta che le ho dato. Questi premi che di cui ringrazio le fonti per il riconoscimento che mi attribuisce, mi danno quello stimolo per poter continuare a innovare, cambiare e devo dire anche portare tanti giovani nel nostro studio e aiutarli a crescere nella speranza che nei prossimi anni siano qui al posto mio.